Oggi ho raggiunto due appartenenti al Comitato delle Vittime della Guarimba venezuelane per parlare dei fatti del 2014, praticamente nell'ondata di manifestazioni contro il governo Maduro, che in Occidente almeno abbiamo preso come manifestazioni contro il governo Maduro, dove sono rimaste ferite e anche uccise molte persone. E appunto volevamo parlare noi di Libera TV con dei diretti testimoni per capire in realtà quello che sia successo, perché nei media occidentali appunto la situazione non è molto chiara, soprattutto non si capisce chi siano le vere vittime e chi siano i veri colpevoli. Primero que nada, muchísimas gracias Anzitutto por ringrazio per lo spazio e brindarmi per con la la possibilità possibilità. Io formo e parte, mi conformo nombre questo comité di vittime Gendry delle Velázquez, teniente Guarimbas, a bordo della de las Sonora Leal. Guarimbas. Mi Mio nome è nome è capitano Gendry Franz Ernesto Velázquez. Braccio, Io sono la asociado del 12 vedova de del marzo, una capitano Ramon manifestación Ernesto, Ransom fortemente Ernesto destinata al Braccio. Pacífico. Siamo qui, lui è stato Il fotografo di ucciso Assessorando dell'avia, un lo muchacho che scorso quedó 12 en el marzo fuego dell'anno cruzado. 2014. E siamo qui Ellos per estaban diffondere dentro tutto Unidad quello Isabela, che magari la stampa non Gendry è tutto quello che è indiscriminatamente sfondato. successo durante questo periodo. Mio Quando marito è corre dentro morto ese mondo salvando Unidad se comunque da la cuenta vita che un se ha soldato salvato durante una y se muestra manifestazione. el video Lui della è caída de la sceso pared dalla macchina in quanto guidandosi quando con sono la pistola saliti di tutti sparare. se ne sono resi Su conto cuerpo che c'era rimasto questo servió soldato giù de ferito. escudo Mio para este marito è muchacho, venuto incontro, è stato salvandole la vita vittima per mio esposo perdere la purtroppo vista spontaneamente. di un proiettile Muy che gli ha tolto lamentable la ver vita. cómo La stampa tra purtroppo a livello fuerzas nazionale, ma armadas soprattutto a livello hanno dato la guardia internazionale, ha finale, se non satanizzato la satanizzò a livello situazione o internazionale, la se non verità procedíamos sui a la fatti realizzazione del accaduti. pueblo. Ad esempio, sui Quando questi erano 43 autenticas, vittime, hay 9 funcionarios 9 fallecidos sono dalle funzionari, Fuerzas erano Armadas funzionari y appartenenti alle forze 257 dell'ordine, e lesionados ci sono stati anche o 257 clientes lesionati, che non c'entravano niente lamentable nemmeno con cómo los queste principales fueron manifestazioni, come potete derrotados notare, por esas supuestas manifestaciones la pacíficas. stampa Fui o quello che diceva la entre los stampa cuales sulle mio queste padre e lo erano muchos manifestazioni compañeros pacifiche, que hoy che en día non no erano están. pacifiche, hanno Mucho riempito más di triste ver lutto cómo la mia casa utilizzarán e la casa nuestro di altri patrimonio intelectual compagni, como la bandera casa di para poder altre seguir vittime e la una casa di lotta tante pacifica. famiglie in Hablando de los Venezuela. nueve estudiantes E fallecidos, quindi cuando en realidad no es hanno así. utilizzato la stampa internazionale il nostro dolore per raccontare bugie sui fatti che sono veramente accaduti in Venezuela. Quello che volevo chiederti è cosa pensate dell'accoglienza per quanto riguarda gli altri stati del mondo, dell'ascolto che voi non state avendo, quando invece al contrario insomma, le vittime dell'opposizione al governo Maduro vengono ricevute nelle sedi diplomatiche che hanno molta più pubblicità di voi. Insomma, il vostro comitato com'è stato accolto a livello internazionale? Ad esempio, a livello Se ha anche delle istanze, demostrado organismi que no es internazionali, è stato algo dimostrato equilibrado, che non è una situazione di solo equilibrio. audiencia. Perché, ad Nosotros como esempio, comité noi venimos pedido audiencia de muchas sollecitato, abbiamo gentes, richiesto anche como avere delle grande gente de audizioni derechos come humanos comitato delle ante vittime, muchos siano nei parlamenti a livello parlamentos, mondiale, ante sia con algunos degli ex presidentes presidenti e o ex alcuni presidentes, che si porque hanno cualquier pronunciato anche idea sulla debemos tener el situazione. mismo derecho de ser escuchados. E Y eso no come pasó. loro dovremmo anche Porque noi con muy avere il poca diritto di popolazione dare voce e combatientes, come vittime di pero dare non hanno ese diritto derecho di avere il a diritto anche comunicar lo que di nosotros abbiamo parlare. percibido. Posso anche dire, ad esempio, che il tratto, il Nosotros al mismo modo trato in cui se le ha sicuramente aceptado loro sono y stati muchos ascoltati, grandes non è lo periódicos stesso como trato che la abbiamo Libertad avuto dijeron noi o que che esta abbiamo ciudadana noi en nelle catene importancia de las mediatiche a livello personas internazionale, son los perché ad culpables esempio del allora silencio. si dà voce a Y yo loro creo que son e mujeres, non a noi, pueblo, noi ciudadanos siamo del comunque diario il popolo, siamo le vittime dirette, vivo, siamo le que en persone realidad che sí vivimos y no quotidianamente solo en carne propia, soffriamo no se nos quiere escuchar, e no se comunque nos ha io dicho penso que para dar una che opinión la cosa debe sensata è che, siccome escuchar viene la ascoltata posición una del posizione, pueblo venga para ascoltata poder anche l'altra, entender e in che questo cultura modo diffusa. stabilire poi un giudizio Yo equilibrato tra sí le due creo parti. que, así Questo non è como mai abogan por la accaduto. Io libertad de chiedo ese sector soltanto de
e come sono stati ascoltati e come abbogano e chiedono anche la libertà per questo settore dell'opposizione in Venezuela, di queste persone che adesso si trovano comunque in giudizio. Io penso, magari, speriamo che anche noi venissimo ascoltati in maniera equilibrata, senza parzialità, senza, non vogliamo una tendenza o l'altra, se no che venire ascoltati come vittime di quello che è accaduto, e che questo comunque non sia parzializzato da una parte o dall'altra. Oscar è un altro membro del comitato che, appunto, come si può vedere, riporta anche una ferita abbastanza grave, che ha subito sulla sua pelle una violenza incredibile. Ecco, Oscar, se ci vuoi raccontare in breve la tua storia, e perché sei all'interno del comitato e cosa vuoi chiedere. Il mio nome è Oscar Carrero. Io provengo dallo stato Táchira, San Cristóbal, cioè lo stato confinante con la Colombia. E come ben conosciuto, questa è una regione, è una delle regioni dove ci sono stati più episodi di violenze, di queste manifestazioni non pacifiche. Nello stato Táchira, di cui io provengo, hanno praticamente fatto atti violenti contro lo Stato, contro le istituzioni pubbliche e private. I chiamati centro di salute, questi ambulatori che si trovano in diversi punti della città, sono stati bruciati, sono stati presi di assalto anche le ambulanze, hanno chiuso vie, hanno rotto alberi, chiudevano il passaggio, comunque ci sono stati anche le ambulanze, i mezzi che cercavano di arrivare agli ospedali trasportando i medicinali, che sono rimasti bloccati diciamo in queste barricate che hanno creato durante queste manifestazioni. È come se, appunto, queste manifestazioni pacifiche puntassero a distruggere quanto di buono venga fatto dallo Stato, perché, appunto, distruggendo i servizi pubblici, cercando di creare disordine, si spera, appunto, di creare il caos. Perciò io posso affermare anche che non è un segreto per nessuno che, ad esempio, dopo le elezioni del 2013, Capriles Radonsky, l'attuale governatore dello Stato Miranda, ha chiamato al disordine, ha chiamato alla violenza, all'arrabbiatura, quello che noi possiamo dire in spagnolo, la arrecera, a scaricare tutta questa rabbia in modo violento, buttandosi verso le vie, diciamo senza rispettare le istituzionalità, senza rispettare il libero transito, il diritto anche degli altri. Io in quei giorni mi trovavo cercando vie alterne, ero alla guida di un camion che cercava di trasportare medicinali agli ospedali, medicinali che poi servono a tutti i cittadini, e stavo cercando una via alterna e ho sofferto un'imboscata, mi hanno preso di assalto. Io strillavo, cercavo in ogni modo di spiegare che questi medicinali erano per tutti. Loro, una volta che hanno letto su questo mezzo di trasporto uso ufficiale, volevano linciarmi, volevano bruciarmi vivo, volevano ammazzarmi. Io cercavo di strillare nella mia disperazione, e comunque loro non sentivano, la loro violenza era tale che hanno rovesciato la macchina e hanno utilizzavano una bomba fatta comunque artigianalmente, chiamata Papita, che è composta da pallottole, dallo famoso esplosivo S4, da carta stagnola, e mi hanno buttato comunque anche questa bomba, e ho perso la mano, sì. Perché il tuo paese è diventato così violento? Secondo te chi c'è dietro questo... queste azioni, insomma. Para nadie es un secreto que
Per nessuno è un segreto che comunque dal 1998, quando è arrivato il presidente Hugo Rafael Chávez Frías, si sono immiscuiti anche ad esempio altri paesi e gli Stati Uniti anche. Perché vogliono generare violenza e vogliono, alcuni non essendo d'accordo col governo, cercano invece di cercare il suffragio, il voto, cercano di rovesciare al governo attraverso le manifestazioni, attraverso la violenza. Tu da venezuelano, appunto, da cittadino, cosa ti senti di rispondere a chi dice che un'organizzazione come la vostra, un comitato come il vostro, sia un'organizzazione strumentale, magari finanziata dal governo, che fa cattiva propaganda? Noi siamo semplicemente venezuelani e come venezuelani vorremmo anche trasmettere che ci sentiamo aggrediti, ci sentiamo impotenti, perché vengono ascoltati e vengono difesi, cioè veniamo messi noi come vittimari e le persone che hanno creato, che hanno contribuito a questa violenza, come le vittime. Noi vorremmo soltanto essere ascoltati, che non rimangano comunque nell'impunità più di 884 feriti. Tante case, tante famiglie nel nostro paese che sono stati, dove è arrivato il lutto per la morte di queste 43 vittime.